Buongiorno pilota o buonasera pilota, a seconda di quando vedi questo video, benvenuto in un'altra puntata dell'Air Caffè. La prima e forse unica rubrica al mondo, sempre secondo me, che tratta di simulazioni di volo e aeronautica in generale nel tempo della degustazione di un caffè. Beh, questa è la puntata, diciamo così, del 24 di dicembre e quindi più che un caffè, io penso che tu ti prenderai un bel panettone. E prima di farti gli auguri di Buon Natale, voglio comunque riassumere un po' cosa è successo in quest'anno insieme all'Air Caffè, insieme ai tutorial e ai miei video di Lorraine. Sì, perché quest'anno secondo me è stato un anno decisivo. Diciamo che esattamente, sono due parole che non vanno insieme molto bene. Comunque, circa un anno fa io mi sono dato completamente a questo canale YouTube che ho visto crescere in maniera, secondo me, esponenziale. Pensa che quest'anno, con i video che ho fatto, con le cose che ho prodotto, sono arrivato a avere in più circa 800 iscritti. Quindi significa che sono arrivato a circa 1700 iscritti a oggi. Quindi questo, secondo me, è un risultato veramente, veramente interessante, per il quale ti voglio anche ringraziare, perché sono sicuro che sei anche tu iscritto. Se non lo sei, beh, iscriviti perché stanno succedendo delle cose veramente interessanti. Che cosa sta succedendo? Succede che questo progetto che ho, diciamo così, rimesso a posto nell'arco di quest'anno, sì, perché ti faccio un po' di cronostoria, io questo canale YouTube ce l'avevo aperto da circa 6 anni, però avevo prodotto moltissimi video e anzi pochissimi video, soprattutto per quanto riguarda X-Plane, con cose che servivano, come dico sempre, a me per ricordarmi come si facevano a fare determinate procedure e determinate cose. Ma ho voluto svilupparlo questo canale perché ritengo che fosse importante, che sia importante in un certo senso allargare la community, cioè che ci siano sempre più persone che si avvicinano alla simulazione di volo. Quest'anno, come avete visto, mi sono dedicato soprattutto a Digital Combat Simulator perché credo che X-Plane non abbia fatto la sua storia, ma per quanto mi riguarda avesse bisogno, diciamo così, di un ammodernamento. Cioè io avevo bisogno di qualcosa di diverso per rilanciare un po' la mia passione e per continuare a darvi novità su questo canale. E devo dire che i risultati ci sono stati, perché io credo che l'aver parlato di DCS proprio in un periodo in cui DCS si è sviluppato così tanto ha portato molti iscritti a questo canale. A me non interessa soprattutto quanti sono gli iscritti, ma che soprattutto ci siano persone che attraverso i miei tutorial, attraverso quello che penso con il caffè, beh, possano sviluppare un po' di senso critico e alcune e molte abilità, diciamo, di pilotaggio. Sì, perché questi simulatori di volo sono veramente molto vicini alla realtà. Ovviamente la realtà è tutt'altra cosa. Però, diciamo così, gli strumenti simulati, le procedure di volo e anche la teoria del volo in questi simulatori veramente la fa da padrone. Sono nati anche tantissime altre cose con questo canale, ad esempio il gruppo Discord, dove trovate il link in descrizione qui sotto, di cui io avevo parlato anche in questo video qua. Il canale Discord lo trovate anche su Lorei Blog Tutorial Italia e vedete qui di fianco quello che è il gruppo Discord. Vedete sempre quante persone sono collegate, quanti membri sono presenti in questo momento online, e vedete che sono 13. Ma vi posso dire che attualmente iscritti a Discord ci sono circa 140 persone, che sono tantissime ragazzi, 147 per l'esattezza, che sono veramente tante, anche perché ho aperto questo canale Discord da appena 6 mesi. Risultato qual è? È che su questo canale Discord trovate sempre qualcuno. Trovare sempre qualcuno significa poter chiedere quando si hanno dei dubbi, poter scambiarsi delle opinioni, poter scambiare anche
delle tecniche di pilotaggio vero e proprio. Il canale Discord non è soltanto per quanto riguarda DCS, ma anche per X-Plane, e anche qui ci sono persone che si collegano sempre per avere notizie e informazioni. Il canale Discord inoltre è è proprio come un forum. Ci sono tante cose che vengono scritte, tante cose che vengono dette e che si può rivedere come una sorta di cronologia. Ti posso anche dire che il gruppo Discord che si sta creando mi dà veramente tante soddisfazioni. Ci sono persone bellissime con le quali abbiamo fatto anche cose interessanti, come Lay Race, te lo lascio qui in descrizione. Oppure io ho potuto anche imparare alcune tecniche che non sapevo e che voglio riproporre qui direttamente sul mio canale YouTube. Quindi, che dire, cosa aspetti? Bisogna che entri anche tu in Discord, perché più siamo e meglio è e più ci divertiamo. Ripeto, ogni sera, ogni giorno c'è qualcuno. Addirittura Danilo, di cui avevo fatto un video sugli home cockpit che ti lascio sempre qui in descrizione, addirittura ha messo su una piccola scuola. E ci sono anche tanti altri progetti. C'è un progetto molto grosso che però ancora non voglio svelare proprio sul canale Discord, ma ti posso dire che verrà fuori una piccola scuola di volo vera e propria, una scuola di volo Lorair con persone altamente qualificate come Danilo, che è un pilota anche in real. E ci sono tanti altri progetti, ci sono anche tanti altri canali, come vedi c'è un blog che è questo qui, è su da circa 10 anni e che quindi mi ha portato a fare anche tante cose, molti articoli vecchi li trovate anche qua, non lo aggiorno neanche più di tanto perché insomma avrei bisogno anche di una mano e seguire tutto è veramente difficile, anzi se mi vuoi dare una mano questo è il momento per dirlo, lascialo sempre qui in descrizione. Inoltre ti posso garantire che c'è un canale Facebook molto attivo, sia con un gruppo privato Facebook che annovera quasi 500 persone e un canale Facebook dedicato sempre alla simulazione di volo, sempre a nome Lorair. Te basta che scrivi e lo trovi subito. Da pochi giorni a questa parte sto mettendo tutti gli Aircafé, tutta questa rubrica che tu vedi in questo momento, la sto mettendo anche su podcast. Sono due i canali dove puoi trovare i podcast Lorair e sono fondamentalmente iTunes podcast, quindi basta digitare Lorair e viene fuori subito, l'ho provato anch'io e funziona benissimo, oppure Spotify. Anche se hai la versione gratuita di Spotify, hai anche la possibilità di ascoltare gli Aircafé e i podcast Lorair. Anche questa puntata andrà direttamente su podcast in modo che tu la possa trovare. Quindi se sei in macchina, se sei da qualsiasi parte, non c'è problema. Apri Spotify, apri iTunes e scrivi Lorair e vedrai che ti salta subito fuori con il logo mio che hai trovato anche all'inizio di questo video, di questo Aircafé. E che dire ancora, sono molto contento del risultato, c'è sempre qualcuno che mi lascia non mi piace, però ci sta perché io capisco soprattutto che i non mi piace vengono lasciati e vengono dati quando alle persone non piace o un modulo che io sto descrivendo o qualcosa che io sto di cui sto parlando. Quindi quello che ti chiedo è, se mi lasci un mi piace, liberissimo di farlo, ma dimmi anche perché, in modo che io possa anche aggiustare il tiro e, perché no, diciamo così, farti cambiare anche un po' idea su questo non mi piace. Mi raccomando, supporta sempre il canale attraverso i tuoi messaggi anche WhatsApp che puoi mandare ai tuoi amici che vogliono avvicinarsi alla simulazione di volo. E che dire ancora, grazie per questo anno e per questo Natale passato insieme. Presto farò anche una reunion, sarà verso gennaio, fine gennaio, inizio di febbraio. Voglio far stampare anche delle magliette che darò direttamente a coloro che verranno a questo pranzo. Stiamo cercando con i ragazzi di Discord di capire dove farlo e con che modalità. Comunque lo voglio fare a pranzo perché così almeno la sera siamo un pochino più liberi di tornare a casa in tranquillità senza che ci sia il buio, e ti dico che sarà sicuramente un sabato, così poi dopo la domenica sarai libero.
Comunque, ancora una volta, tantissime grazie per il tuo supporto, supporto del canale che può essere fatto anche attraverso i tuoi acquisti di Amazon, sicuramente avrai già fatti, ma comunque non è importante questo, l'importante è veramente che cresciamo insieme, anche dandomi i tuoi consigli attraverso proprio qui la possibilità di scrivere il commento qui sotto. Quindi, niente, io ti aspetto nei prossimi video, nelle prossime giornate. Ti ringrazio ancora tanto e a te e ai tuoi familiari, alla tua famiglia, un grandissimo auguri di Buon Natale e grazie per essere stato insieme con me quest'anno. Happy Landings by E-Live. Ciao, Buon Natale!